vorrei cominciare subito parlando di un film che ci ha colpito molto per la sua freschezza e per la capacità di parlare con toni molto leggeri di questioni che invece leggere non sono affatto. Una crisi che non è solo economica, ma è una crisi assolutamente che tocca il senso della vita delle persone, come abbiamo visto. Ecco, com'è nata questa idea e com'è nato il tono, l'idea del tono con cui affrontare questo discorso? Bene, prima di tutto grazie a tutti per essere qui oggi notte e per restare adesso. L'idea era fare un... Vado a tentare parlare un po' in italiano, ma è un po' limitato, magari mi può aiutare. Se puoi parlare in inglese va benissimo, fare una traduzione. Fare una mescola. Inglese. L'idea era fare un ritratto sincero, parte dell'osservazione della mia propria generazione, cominciando per me. In questo momento di crisi economica hanno diventato un sacco di crisi di identità della società e conseguentemente del personale, dei valori, del modello in quello che abbiamo cresciuto. E senti, appunto, è la voglia di farlo in maniera così scanzonata, così colma di umorismo, nonostante le tante difficoltà che i protagonisti del tuo film incontrano, da dove viene? Era molto facile forse fare un film più cupo, più drammatico, invece tu hai scelto la chiave della commedia. Sì, ci sono due cose per questo. Una è che in questo medio sociale che io conosco, che è il mio, è la classe media alta, non ha di dramma, perché noi non abbiamo vivuto veramente la crisi, l'abbiamo sentito alla radio, ma siamo a casa dei noi parenti, dei noi genitori. E l'altra, il senso dell'umore un po' è perché sono giovani adulti di 30 anni che si comportano come adolescenti. Allora questo è... Senti, ci sono, oltre al tuo e a quello di Carlo, ci sono numerosi personaggi nel film, ognuno dei quali sembra in qualche modo affrontare in maniera diversa, in maniera personale, le problematiche. Come, questo lo chiedo anche a Carla, come avete costruito i personaggi e che cosa sentite che ognuno dei vostri due personaggi rappresenti nel modo di affrontare la situazione attuale? Es un personaje que en ese momento de la historia no está en crisis y simplemente es el reflejo del proceso de su pareja, ¿no? Y ella lo que decide hacer es, bueno, afrontar esa situación. Ella considera que ha dejado tiempo ya para que él encuentre lo que tenga que encontrar, pero llega un momento en que tiene que afrontar la situación y un poco asumir las consecuencias de su proceso, porque él pues quizá no las asume tan directamente, ¿no? Beh, per quanto riguarda il mio personaggio, lei nel mio personaggio non si trova, non sta attraversando personalmente un momento di crisi, nell'ambito della crisi in generale. Diciamo che subisce di riflesso quello che è il momento di crisi che passa, che attraversa l'altra parte della coppia, lui, e che quindi decide inizialmente di lasciargli spazio, di cercare di ritrovare, diciamo, se stesso, di risolvere il problema, di cercare di trovare qualcosa che sta cercando, però a un certo punto, cioè dopo un certo punto, visto che l'altra parte della coppia, lui non accetta, diciamo così, di affrontare le responsabilità proprie, a un certo punto si trova a subire questo processo e a cercare, nel momento in cui cerca appunto di fargliene affrontare questa responsabilità. In quanto al mio personaggio, penso che la idea di cerca personale è una cosa che troviamo ogni giorno. Io almeno
una cosa che trovo che è difficile nella vita in generale, in questa società abbiamo tanta possibilità di scegliere cosa vogliamo fare e con 18 anni si suppone che dobbiamo sapere chi siamo. Per me la clave del mio personaggio è questa, che non ha scelto mai. È per questo che non parla praticamente fino al fine del film, perché no, non ha veramente niente a dire. Però in qualche modo non sceglie, forse perché non si ritrova nelle possibilità di scelta che il mondo che ci circonda, che in qualche modo ci disorienta data la sua precarietà, non ci offre quello che realmente stiamo cercando. E questo finale aperto, molto bello, che abbiamo appena visto, forse racconta proprio questo, la necessità di trovare qualcosa di nuovo che però nasca dalla iniziativa nostra e non dall'adeguarsi a quello che c'è intorno, è così? Sì, sì, è veramente con 18 anni è molto difficile sapere chi sei e qualcosa vuoi fare in vita. Io mi ricordo, io con 18 sono andato agli Stati Uniti a studiare musica, e i miei compagni di scuola e conosciuti mi chiedevano ma dopo ritorni per fare una cosa di verità? Ma cazzo, come che di verità? E la realtà, questo film resume molte cose che io ho pensato in quei momenti. Io ho andato a Los Angeles e praticavo 10 ore per giorni. E i miei amici erano all'università fumando le spinelli, non andato a classe, e quello è la verità. Allora è difficile sapere veramente, con tutti questi pregiudizi, qual è il cammino vero, no? Perché a volte il cammino vero non è sicuro all'inizio. È molto interessante che tu abbia raccontato comunque una generazione che forse allora a volte sarebbe stato facile ancora una volta raccontarli come delle vittime. I tuoi personaggi non sono delle vittime, sono quello che sono per scelta. Come mai? Ma non lo so, per scelta non lo so. Io non vedo sicuro che abbiamo scelto tanto. Fino a che la università è finita, penso che non cominciamo a scegliere molte cose, non tutti, ma... Almeno in Spagna noi abbiamo l'impressione che se non vai all'università non sei nessuno alla vita. Io penso che non è giusto, perché hanno molte altre cose da fare, o la università almeno la puoi fare più tardi anche. I nostri genitori hanno questa paura che se non andiamo, che la vita sarà difficile, che abbiamo da avere una sicurezza con tutti. E la vita è così, l'abbiamo da vivere al nostro tempo proprio, no? Senti, hai parlato appunto di persone che ti chiedevano di fare qualcosa di reale, di concreto. A proposito di realtà, questo fenomeno che hai raccontato, delle persone che vanno a occupare i terrazzi mentre altri vanno a occupare Wall Street o le piazze, è realmente qualcosa che accade in Spagna o è una tua invenzione? No. Le film l'abbiamo filmato in giugno 2010. Questo è un anno prima del movimento del 15M, de los indignados in Spagna. Allora no, è completamente ficzione, non ha successo e non succede. Veramente la prima idea era che succedeva in las terrazas, en los terrados, qualche cosa simile con lo che ha successo dopo, con il 15M, ma dopo, dico, non so se sapete che si sapeva che abbiamo fatto il film con 12.000 euro. Questo è come farlo con niente, no? Presupuesto, come si dice? Presupuesto. Budget. Questo è un budget micro ridicolo, no? Allora, per fare questa idea delle che tutto il mondo alle terrazze a fare la rivoluzione, era più un film Hollywood. Ci adaptiamo.
nos adaptamos, ¿no? Sí, me adapté con el budget, me adapté a lo che quería contar y alla fine sono felice veramente perché il film è stato molto più sincero grazie a questo limite di soldi. Senti, hai parlato degli indignados in Spagna e del fatto che tu hai girato il film prima che scoppiassero le grandi manifestazioni di piazza in tutto il tuo paese. Se lo avessi girato dopo, avresti cambiato qualcosa? Sarebbe cambiato qualcosa nel tuo modo di raccontare quella realtà, quella generazione, o comunque la tua idea è rimasta la stessa? No, non l'avrevo filmato dopo, penso. E come mi chiedono se farevo una seconda parte, non la farevo, perché non era l'intenzione, non voglio fare un film politico, non è così, è una cosa più vicina, più semplice. E sarebbe molto opportunista, no, non era l'intenzione. Non è. Senti, avete chiuso il film nel... Scusa. Prego. Però la película sì era un poco un llamamiento alla, come a hacer algo che después tomó forma en el 15M. Come un prequel. Sì, en realidad sì fue algo como, ostras, es que esta generación nos estamos quejando de que nos lo han dado todo y ahora no nos funciona y no sabemos ni dónde estamos, pero bueno, vamos a hacer algo por una vez, por nosotros mismos, podemos pensar por nosotros mismos qué queremos de la vida. Un poco sí que era un llamamiento a cambiar las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Sí, si puedo decir que diciamo que este film en ogni caso puede representar como una especie de spinta, incitamento a fare qualcosa, nel senso, va bene, d'accordo, noi fino a qua magari ci lamentiamo, ci siamo lamentati che le cose vanno male, che va tutto storto, che tutto da rifare e così via, però invece di lamentarsi solo a un certo punto prendiamo questa nostra vita, facciamo qualcosa come una specie di spinta a fare qualcosa, come una specie di prodromo, diciamo, a quello che sia stato poi il movimento degli Indignados. Ci sono domande, se no ne continuo io, qualcuno vuole chiedere qualcosa, mi sembra di no. Allora, questa chiusura aperta, tu lasci nell'incertezza il destino del tuo protagonista, non si sa questo suo progetto che cosa sia, se sarà un progetto concreto, fallimentare, perché questa decisione? Perché lo che lui fa non importa, lo che importa è che ha scelto per prima volta nella vita che vuoi fare una cosa propria, un cammino proprio, è questo lo importante. Lo che è lo può decidere, lo può scegliere lo spettatore. No? Bene, comunque notiamo che tu comunque un pochino di barba te la sei fatta ricrescere, quindi questo forse è qualcosa... Oggi Leo lo sei tu. Sì, infatti. Questo mi preoccupa anche un pochino, probabilmente. Ringraziamo Demian Sabine e Carla Perez per essere stati con noi. Grazie a voi e buona continuazione con le visioni del Torino Film Festival.